di essere così numerosi all'iniziativa mondiale One Billion Raising for Justice. È un'iniziativa nata nel 2013 quando 1 miliardo di persone in 200 stati di tutto il mondo si sono unite per danzare e testimoniare il loro impegno per porre fine alla violenza contro le donne e le bambine. Questa è la seconda edizione a livello mondiale, la prima qui ad Agliana, e abbiamo deciso come amministrazione comunale di organizzarla anche da noi qui in questa piazza, perché purtroppo non ci sono territori comuni indenni da questa violenza. Abbiamo deciso che dovevamo dire anche noi no alla violenza alle donne e chiedere giustizia per tutte quelle donne che hanno subito violenza e maltrattamenti, e ballare insieme indipendentemente dal conoscere o meno la danza. È importante essere qui, testimoniare la propria voglia di dire no alla violenza alle donne sul testo Break the Chain e dire basta alla violenza alle donne, alla violenza sulle bambine, e chiedere giustizia per tutti loro. Prima di dare il via a questa appunto ballare tutti insieme sul testo Break the Chain, spezziamo la catena, appunto la catena della violenza, volevo leggervi una breve testimonianza di una donna che chiamerò Anna, ma non è il suo vero nome, che chiaramente è vittima di violenza. Di solito nei giorni come questo faccio le cose con estrema calma perché ho bisogno di seguire con attenzione tutti i miei movimenti. Mentre carico la lavastoviglie sorrido contando i piatti e i bicchieri rimasti. In 3 anni di matrimonio ho dovuto ricomprarne parecchi, che a loro volta sono finiti in gran parte della spazzatura, e adesso sono tutti scompagnati, tanto che quando apparecchio sembra la tavola di Arlecchino. Poi tolgo di giro quel che resta della cena della sera prima e spruzzo un po' di deodorante alla violetta. Dopo aver riordinato la cucina passo alle altre stanze e via via che ogni cosa torna al suo posto comincio a sentirmi meglio. È come se facessi ordine anche dentro di me. Poi mi vesto ed esco. Dopo aver lasciato i sacchetti della spazzatura e i cassonetti, faccio ancora pochi metri sul marciapiede e poi attraverso la strada sulle strisce pedonali per raggiungere la chiesa dove mi sono sposata. All'ora in cui vado di solito non c'è mai nessuno ed ho la sensazione che quel silenzio che regna sovrano sia lì per me. Mi avvolge, mi entra dentro e mi purifica, azzera tutto, e dopo mi sento una creatura nuova, pronta a tirare una riga e ricominciare da capo. Esco con la ferma convinzione che quella sia stata l'ultima volta, che non succederà mai più, che d'ora in poi non sbaglierò più nulla e sarà tutto bellissimo, non come ieri sera. La minestra era giusta di sale, le camicie erano stirate bene. Mi ero ricordata di pagare in tempo la bolletta della luce ed ero stata cortese al telefono quando la madre di Alberto aveva chiamato. Avevo detto di no anche quando mi era stato proposto di andare 3 giorni in fiera per lavoro per sponsorizzare la nuova linea di prodotti, ma questo non è bastato. Quando ci siamo seduti a tavola ha inarcato le sopracciglia e mi ha chiesto cosa fosse il profumo che sentiva su di me. Gli ho risposto che le mie colleghe mi avevano regalato un profumo per il mio onomastico e ho fatto per alzarmi dalla sedia per andare in camera a prendere la confezione e il biglietto che avevo appoggiato sulla cassettiera, ma in camera non ci sono mai arrivata. Appena mi sono affacciata sulla porta mi sono resa conto che stamattina c'era qualcosa di diverso. Le foglie sugli alberi del viale che si vedono dalla porta finestra sono cadute tutte e per essere il 18 novembre fa talmente freddo che sembra gennaio. Poi tutto è apparso chiaro all'improvviso, 1 minuto più tardi. Ritirandomi in camera ho sentito una fitta di dolore alla pancia, mi sono appoggiata sul letto e mi sono guardata allo specchio. Quando il dolore è passato ho alzato la testa e il mio sguardo ha incrociato nello specchio quello di una donna che non conosco più e di cui è rimasto solo l'involucro esterno. Il colore della pelle è cambiato in alcuni punti del viso. I lineamenti non sono più armoniosi, i capelli sono appiccicosi, coperti di striature di color rosso mattone. Ed ecco che mi sento d'improvviso più leggera, mentre le mie dita si muovono veloci sulla tastiera del telefono.
sulla pelle ancora un po' del profumo che mi hanno regalato le mie colleghe. Mi sembra profumo di primavera, e anzi, mi sembra che tutto profumi di primavera. Lo so, è novembre, ma per me è il primo giorno di primavera. Digito sulla tastiera del telefono il 118. Buongiorno, mi chiamo Anna, ho bisogno di un medico e per favore chiamate i carabinieri, che vengano anche loro. Mio marito mi ha picchiata. E allora manifestiamo tutti insieme per esprimere solidarietà ad Anna, a tutte le donne vittime di violenza e a chiedere giustizia per tutte loro. Scusate, allora inviterei tutti a ballare insieme indipendentemente dalla conoscenza del testo, e a questo punto la piazza è piena, ma le insegnanti che hanno fatto le prove in questi giorni, se si pongano davanti per far vedere a tutti i passi e quindi poterle seguire.